È una perdita di tempo. Hai detto qualcosa? Bene. Dovresti sentirti come se ti fossi liberato di un grande peso. Ti do il benvenuto a Kyovashad. Non finché sono in città. Trova un altro posto per scaldarti. Qui c'ero prima io. Ho trovato un'altra pustola sulla mano, la 17ª. Cosa ti serve? Non posso riciclarlo. Tempi oscuri. Addio e buona fortuna.
Allora, che cosa hai scritto su quel pezzo di legno? Scommetto che non c'hai scritto proprio nulla. Andrò nelle steppe aride, in cerca dell'uomo pallido della tua visione. Devo sapere qual è il suo ruolo in tutto questo. Ma prima devi recuperare qualcosa di mio, mentre io finisco le negoziazioni. Ce l'ho un mercante nel centro della città. Digli soltanto che ti mando io. Sacrifici, evocazioni di demoni, affinavano tutti gli splendidi doni ricevuti da Lilith. La cattedrale adora parlare di lui, la prigionia negli inferi, la valorosa fuga, il glorioso ritorno qui nel mondo che creò. Ma non parlano mai di come venire torturato negli inferi per millenni ti renda un bastardo. C'era una profezia, sì. Presagiva l'arrivo dei primi maligni, il ritorno di Lilith e Inarius, la rovina del nostro mondo. Inarius si è servito della profezia per i suoi scopi personali. L'ha inserita nel cantico della Cattedrale della Luce, presentandosi come il nostro eroico salvatore. Zoccoli rotti, insellatura, occhi appannati. Questa povera bestia ha un escapertò. Ah, finalmente il vecchio ha deciso di ricomprarlo. Conoscendolo non avrà parlato di soldi, vero? Se vuole la sua arma, dovrai pagare. Aspetta. Il vecchio mi aveva venduto anche questo. Ha detto che non gli serviva più, ma credo che lo rivorrebbe. Offro io. Ma chiedo scusa. Mi ha anche dato questo amuleto. Che cos'è? Il marchio degli Uradrim. Un antico ordine di studiosi e maghi che hanno giurato di proteggere Sanctuarium dai demoni. Siamo pochi al giorno d'oggi. C'è un altro Uradrim, Donan. La sua conoscenza dei demoni è vasta, pari solo alla sua superbia. Credo che potrebbe aiutarci. Dovresti cercarlo a Skosglen. Ma non dimenticare la cattedrale. Lì ti aspettano e potrebbero anche rivelarsi dei preziosi alleati. Non vieni con me? Andrò alle steppe aride per scoprire chi è questo uomo pallido. Raggiungimi appena puoi, solo fa attenzione. Il tuo legame con Lilith, le visioni... Sei tu la chiave per trovarla e porre fine ai suoi piani una volta per tutte. Talvolta le nostre strade sono fatte per incrociarsi, a nostra insaputa. Che sia per caso o per volere del destino, non possiamo far nulla al riguardo. Il viandante perso nella tempesta... Nutrito dal sangue di Lilith, salvato da un monaco solitario. Vite e vicende diverse unite... da cosa? Dal destino? O dalle trame di un potere più grande? Non lo sapevo. Ma all'epoca... Credevo di poter proteggere l'umanità dalla figlia dell'odio.
La sua connessione con il viandante mi diede speranza. Pensa un po'. La luce ti illumini. È normale che i devoti bevano così tanto. Immagino che non si possa biasimarli.
te l'assicuro. Il mio vicino è vittima di un sortilegio. Si aggira fuori da casa mia borbottando improperi. Per 100 generazioni, gli inferi stessi imprigionarono padre Inarius. Ma non riuscirono a piegarlo. Egli si liberò dal giogo infernale per tornare da noi. E ora guiderà i fedeli sul cammino della salvezza. Le nuove reclute della milizia si addestrano notte e giorno. Si meritano un piccolo encomio, ma non devono credere che mi sia ammorbidita. Potresti fargli un discorso di incoraggiamento. Soldi facili per te, una bella iniezione di fiducia per loro, e io resterei la solita rompiscatole. Così ci guadagneremmo tutti. Me ne occupo io. Io non credo di essermi mai presentato a qualcuno di cui ho cantato. Perché canto di molte cose, insomma. Ah, beh, le vette frantumate sono sempre pericolose. Ma ora, in questi bui mesi invernali, ci perseguitano mostre di tutt'altra risma. In questo periodo, il morbo di mezz'inverno, vogliamo ispirare una speranza che resista alle tenebre. Io non sono un guerriero, ma un eroe delle canzoni come te. Se elimini questi mostri e ne porti le prove, possiamo mostrarle in questa piazza, come avvertimento e come promessa di fermezza. La gente narra ogni sorta di storie su di loro, mai buone. Si dice che indossino maschere grottesche, che cerchino solo la sofferenza e che rapiscano chiunque si allontani dalla luce come tributi alla bestia nota come orrore dal manto rosso. Alcune delle storie più raccapriccianti narrano che un tempo quei mostri furono essi stessi tributi, tornati in vita da gusci congelati e asserviti per sempre al loro nuovo padrone. Non esattamente, o meglio, non del tutto, direi. Non credo di averlo mai spiegato senza una rima. Ma ecco, in questo periodo di buio, a difenderci dai mostri, c'è moltissima paura. Quindi la gente si riunisce, nella luce, per festeggiare, per ricordare i morti. La piazza è decorata non solo con le effigi dei mostri, ma anche con cimeli dei defunti. Il calore e l'unità non nascono dalla paura. È perché è quando abbiamo paura che abbiamo più bisogno gli uni degli altri.
Cieco spirito! Abbastanza spirito.
Ci siamo separati. Lei ha visto Ci siamo. Non durerò molto solo. Non riesco